Buonasera a tutti, eccoci qua, siamo pronti per cominciare il nostro allenamento total body, quindi prepariamo il tappetino e un elastico, ok? Con il quale eseguiremo il nostro circuito. Vedo già la Fra, ciao Franci, e al momento non vedo altri, però sicuramente ci saranno in diretta. Allora, ovviamente posizionatevi nella vostra sala perché cominciamo subito con il riscaldamento. Quindi attiviamo il nostro timer, andiamo ad alzare un pochino la musica, che poi abbasserò e via. Andiamo. Vai con la marcia destra. Pancia dentro, controllo sempre l'addome. Vediamo che c'è. Ecco Giulia, le due sorelline. Bene, bene, sono contenta ogni tanto di vedere in diretta. Alleniamoci insieme. Vai. Cambio adesso, apro e chiudo. Passo destro e sinistro. Vai, vai. Energia, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo con l'incrocio. Incrociamo la gamba. 4, 3, 2, 1. Cambio. Vai, tocca la caviglia all'interno. Ancora 4, 3, 2, 1. Cambio, incrocio dietro, fatemi vedere chi c'è. Oli. Cambio, avanti,
tiriamo bene le spalle, vai ancora, 4, 3, 2, 1, cambio, vai, vai, forza, scusate che sto controllando una cosa, 4, 3, 2, 1, vai con le gambe, su, vai, continua, porta i talloni in alto verso i glutei, vai ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e piano piano mi giro a destra e vado su col ginocchio e dietro con la gamba. Vai con le braccia che continuano a muoversi. 4, 3, 2, 1, calcio avanti, vai. Piega, destra, sinistra, 3, 2, 1, cambio, calcio, vai, piega, stendi, ancora, 4, 3, 2, 1, e da qui, ginocchia su, ruota il busto, e da qui pugni avanti, calcio avanti, quattro, tre, due, uno, gamba laterale, su, ancora, quattro, tre, due, le gambe continuano, le braccia su, vai, gli ultimi, 4, 3, 2, 1 e stop, rivalica le gambe, su le braccia, li stendi e piano piano vai a toccare il pavimento, rimani e da qui guarda, piego le gambe e vado a toccare la punta con la mano opposta, 4, 3, 2, 1, rimango sul piede destro e guardo il ginocchio, 4, 3, due, piano piano ruoto i piedi, molleggio con l'anca verso il basso, cerca di mantenere la gamba distesa, quella dietro, ovviamente, 3, 2, e distendi tutte e due le gambe, guarda il ginocchio, ancora, 4, 3, piano piano sali, prendi la caviglia e tira il quadricipite e in equilibrio, cerca di rimanere in equilibrio, ancora, 4, 3, piano piano ritorna al centro e ricomincia da qui, tocco, piega la gamba, una gamba per volta, 4, 3, 2, 1, cambio, rimango a sinistra e guardo il ginocchio, 4, 3, piano piano ruoto i piedi e vado con il molleggio, su e giù, vai,
vai, spingi bene l'anca verso il basso, ancora, 4, 3, 2 e distendi tutte e due le gambe, rimani in posizione. Senti una piccola tensione del quadricipite. 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, ci siamo. Prepariamo i nostri elastici. Prendiamoli perché cominciamo ad utilizzarlo subito. Abbassiamo un attimino la musica. E da qui andiamo con lo squat, portiamo l'elastico su, intanto vado anche ad attivare il timer, elastico su, ok, prendiamo una determinata resistenza, vado in squat e tiro sulle spalle l'elastico quando salgo, ok, pronti, 3, 2, 1, via, vai, tiro, giù, tiro, cerchiamo di farlo con una certa velocità al ritmo della musica, vai, giù e su, vedete che spingo il bacino indietro, mi raccomando le ginocchia non superano mai la linea dei piedi, tiro, 10 secondi, vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, portati con i piedi a ballerina, andiamo con l'elastico avanti, da qui sumo squat, destro, sinistro e intanto tiro l'elastico al petto, pronti, via, 1, 2, 3, i piedi devono rimanere sempre all'esterno, quindi ballerina quando chiudo i talloni e poi mi basta aprire un piede per volta, vai, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, forza, respira, hop, pochi secondi mancano, resisti, tira il petto con le braccia distese, vai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, portiamo l'elastico doppio, mettiamolo doppio, da qui la gamba destra avanti, l'elastico, scusate, la gamba sinistra avanti, l'elastico su, porto il ginocchio su verso il petto, questo è il movimento, veloci, vai, forza, più rapidi che potete, vi voglio molto energici, forza, faccio incontrare l'elastico e la coscia, 20 secondi, vai, 10 secondi ancora, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, cominciamo da capo, quindi andremo di nuovo con lo squat sull'elastico, scendo e tiro sulle spalle, pronti, via, vediamo che le braccia sono completamente distese, sia quando scendo, quando salgo, vai,
Scendi bene sulle gambe. Forza. Le ginocchia spingono all'esterno. Vai. Giù. Su. Questo è anche un esercizio per la postura. Vai. 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 Vai che ci siamo. Respira. Stop. Ok. Andiamo con l'elastico avanti. Ci posizioniamo con i piedi a ballerina. Sumo squat. Destro. Sinistro. Siamo pronti. Via. Apri. Anche qui le braccia sono completamente distese, sia quando vado avanti che quando porto l'elastico al petto. Vai. E ci siamo, facciamo lavorare braccia e gambe insieme con esercizi simpatici. L'elastico è davvero un attrezzo formidabile per il rinforzo della spalla. Vai. 10 secondi. Dai che ci siamo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Elastico doppio. Andiamo con la gamba destra avanti. E da qui su e giù. Cerchiamo di essere veloci, eh? Pronti? Via! Su, su! Vai, vai! Veloce! Cerca di mantenere la tensione dell'elastico. Vai, vai! Vai, 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 gli ultimi secondi. Ovviamente alla fine devi avere un pochino di affanno, quindi non andare troppo lenta. Vai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, adesso attenzione. Andiamo con un altro esercizio. L'elastico lo portiamo sotto il piede sinistro, ok? No, scusate, sotto il piede destro, e andiamo in affondo. Dobbiamo prendere l'elastico quasi vicino alla caviglia, o anche un po' più su, vabbè, dipende dalla resistenza. Andiamo a fare un affondo più 10 di dettaglio. Vai, da destra avanti, da sinistra indietro, cercate di fare bene il movimento verso l'alto. Vai, scendo e su con il curl per i nostri bicipiti. Vai, vai, vai. Vedete che non c'entra nulla l'ampiezza dei piedi, ma è importante piegare tutte e due le ginocchia e spingere verso l'alto. Vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, adesso andiamo in affondo laterale, quindi divarico le gambe, guardate bene, blocco da una parte l'elastico, prendo l'estremità sinistra, vado in affondo laterale e poi spingo su, apro, ok? Vai, ovviamente rifaremo questi esercizi dall'altra parte. Spero si capiscano bene. Vedete che il gomito rimane sempre su, quindi è un lavoro anche per i nostri tricipiti
cercate di prendere la giusta resistenza, vai, ovviamente spingi il bacino indietro e fai l'affondo laterale come sai, vai, 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 ultimi, stop, perfetto, andiamo adesso con l'elastico doppio, andiamo con jumping jack, quindi o questo, vedete, uno avanti, uno su, oppure laterale, uno avanti, uno su, via, decidete voi quello che volete fare e partite, io saltello e poi faccio vedere anche l'altro. Il movimento delle braccia è lo stesso, cambia il movimento delle gambe. Vai. Forza jumping. Benissimo. Dai che ci siamo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fantastici. Andiamo adesso con l'elastico sotto il piede sinistro. Curl. Quindi prendete la vostra resistenza. E su e giù. Via. Vai. Vai. Vedete che il tallone dietro rimane sempre alto, questo ve lo dico sempre perché è molto più semplice che fare così e andare indietro, dobbiamo rimanere sempre sulle nostre gambe. Vai, ancora giù, su, cerca di salire con le braccia, piega, stendi. Dai che sono gli ultimi. Hop. Hop. Poi abbiamo l'affondo laterale. Stop. Questa volta andiamo sulla gamba sinistra. Divarichiamo bene. Da qui blocchiamo l'elastico. Prendiamo l'estremità. E via. Vai. Solo affondo laterale sinistro, te lo faccio vedere anche in posizione laterale, appunto, bacino dietro, una gamba si piega e l'altra è sempre distesa. Vai, cerchiamo di memorizzare questi esercizi che magari ci ritroviamo in qualche altra lezione. Vai, 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 vai che sono gli ultimi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, andiamo col jumping, ovviamente o saltello oppure quell'altra modalità un po' più semplice, ok? Scegliete voi, pronti, via! Vai, vi faccio vedere un pochino di jumping e un pochino dell'altro. Gambe laterali, braccio una volta avanti, uno su. Vai. Forza. Chiudi e apri bene le gambe. Ultimi secondi. Resisti, dai che abbiamo una pausa dopo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, ottimo lavoro direi, andiamo a bere un sorso d'acqua, ritorniamo qui e ci mettiamo sul tappetino sempre con il nostro elastico, ok? Abbiamo
30 secondi, non di più. Vi aspetto. Intanto abbasso un po' la musica. Vai! Ok, ci siamo. Prendiamo il nostro tappetino e il nostro elastico. Dopo aver fatto questa breve pausa, continuiamo. Allora, andiamo a lavorare molto sui glutei, sui femorali oggi. Portiamoci giù. Prendo anche il mio timer. Allora, il primo esercizio che andiamo a vedere. In tutti gli esercizi in cui lavoreremo sulle gambe glutei dobbiamo mantenere l'elastico sul basso addome e bloccarlo al pavimento con le nostre mani, ok? Tutto così, ma cambia il movimento delle gambe. Pronti? Quindi da questa posizione, piedi a terra, blocchiamo l'elastico sul bacino e da qui andiamo su e giù senza mai toccare a terra con il sedere. Via, 1 2, spingi forte, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 e 26. Mantengo sempre l'elastico sul bacino, lo blocco sul pavimento, lascio il piede sinistro a terra e vado con la gamba destra su, è uguale, salgo e scendo con il bacino, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, resisti, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Recupera, sciogli un po' le gambe. E poi di nuovo il primo esercizio, quindi salgo e scendo con il bacino senza toccare a terra, controlliamo la discesa, mi raccomando. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, seguite il ritmo, 5, non più veloce, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26 e stop. Ok, andiamo sempre contro la resistenza dell'elastico. Andiamo con l'altra gamba su, quindi gamba sinistra in alto, piede destro rimane a terra. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dai che sono gli ultimi, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Ah, recupera. Ok, adesso, sempre nella stessa posizione, dobbiamo fare 3 molleggi in alto e poi scendo. 1, 2, 3 e giù. Ok, sempre senza toccare il tappetino. Via. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, controlla la discesa. Vai. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. L'ultimo. E stop. Ottimo. Stessa cosa con la gamba in alto. 3 molleggi e poi ritorno giù. Quindi gamba destra su, blocco bene l'elastico. E via. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, vai. Forza, 3 molleggi, vai. 1, 2, 3, scendi. 1, anche qui non bisogna toccare il tappetino, 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, vai. Non mollare. Dobbiamo faticare un po'. Vai. 1, 2, 3. Forza, che sono gli ultimi. L'ultimo. E stop. Ok, sciogli. E di nuovo con tutti e due i piedi a terra. 3 molleggi su e poi scendo. Recupera ancora un po'. 3 secondi. E via. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. Vai, 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 giù. Vai, 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 giù. Vai, 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 giù. Vai, 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 giù. L'ultimo. E cambio. Ok, ultimo esercizio. Gamba sinistra su, 3 molleggi e scendo come prima. Ok, pronti? Via. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, vai. Insisti sul bicipite femorale. Vai, sul muscolo.
piccoli femorali, comunque dietro la coscia. Vai, 1 2 3, spingi su, 1 2 3, scendi, 1 2 3, forza gli ultimi secondi, 1 2 3, giù, 1 2 3, giù, 1 2 3, giù, 1 2 3, l'ultimo e stop. Ah, ok, adesso andiamo con l'addome finale, andiamo a vedere i primi due esercizi. Allora, mettiamo l'elastico doppio. Che cosa facciamo? Piedi a terra, elastico su, da qui andiamo verso le ginocchia, tiriamo l'elastico un pochino e ritorniamo a guardare sul soffitto. Pronti? Via! 1, tiro e ritorno. 2, tiro e ritorno. Vado a chiudere bene il mento e guardo l'ombelico. Vai, up e giù, tira e giù. Ovviamente quando tiri mantieni la contrazione addominale, che si fa più forte. Hop, vai, hop, benissimo, hop, forza, ancora, su, tiro e ritorno, su, tiro e ritorno, su, l'ultimo e ritorno, recupera, ottimo, direi. Ok, da qui andiamo dietro con l'elastico, vedete, dietro la testa, saliamo con le spalle e facciamo dei molleggini, via. Ok, cerchiamo di rilassare il collo sull'elastico e mettiamo tutta la nostra energia nell'addome. Vai, rimani su e stringi forte, spingi in alto, via, vai, 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 vai. Piccole contrazioni, ovviamente non scendo mai con la testa, ma rimango su con le spalle, vai, su, 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 10 secondi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, dobbiamo ripetere questi due esercizi, quindi da qui andiamo, crunch, tiro e ritorno. Chiudi bene il mento, guarda l'ombelico, via, 1, tiro e ritorno, 2, tiro, sali con le spalle, 3, vai, 4, ancora, 5, vai, 6, vai, 7, vai, 8, tira un pochino, 9, 10, 11, respira, 12, vai, 13 e l'ultimo, 14. E adesso molleggini con l'elastico dietro la testa, ok? Quindi porto l'elastico qui dietro, salgo con le spalle e molleggio. Pronti, da che ci siamo, su e comincio, via. Vai, 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 vai. Mi raccomando, l'elastico non dietro il collo, ma dietro la testa, dietro l'occipite. Vai, vai, vai. Vai, 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 spingi, forza, chiudi bene l'addome, vado a lavorare in velocità adesso, forza, forza, deve essere reattivo e dovete sentire comunque la fatica,
assolutamente si sente, si è fatto bene. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, andiamo in posizione seduta adesso. Poggiamo solo i talloni a terra, le ginocchia sono piegate. E da qui scendo, tiro e ritorno su. Scendo, tiro e ritorno su. Via, attivo l'addome, tiro e ritorno su, un po' come prima. Vai, giù, tira e ritorna. Giù, tira e ritorna. Quanto dovete scendere lo sapete voi in base alla forza dell'addome, perché non dobbiamo sentire dolore alla zona lombare. Vai, piano piano. Scendo, tiro e ritorno. Scendo, tiro e ritorno. Scendo, tiro. Posso fare anche un rollato volendo, e ritorno. E stop. Ok, adesso attenzione, andiamo ad aprire l'elastico. Portiamolo sotto i piedi, tiriamo sulle gambe e andiamo a fare una fisarmonica. Quindi apro e chiudo busto e gambe. Via. Che cosa faccio? Spingo l'elastico avanti e intanto scendo con il busto. E poi chiudo le gambe al petto. Vai, è un pochino difficile questo, ma ci dobbiamo aiutare anche con l'elastico, con la presa. Vai, diciamo che è anche un gioco divertente, vediamo dove riusciamo ad arrivare con il tempo. Comunque abbiamo quasi finito, 15 secondi ce la possiamo fare. Vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, ok, ripetiamo questi due, abbiamo finito, elastico doppio e andiamo di nuovo giù, tiro e ritorno, ok, vado un pochino avanti con la schiena, via, oh, tiro e ritorno, vai, oh, tiro e ritorno, vai, oh, tiro e ritorno, op, tiro e ritorno, mi raccomando l'addome forte, le braccia sono solo, diciamo, fanno solo un piccolo movimento, che fa bene sicuramente alle nostre spalle, alle nostre braccia, ma contano poco, conta di più il nostro addome che ci mantiene su. Vai, forza, le gambe non si devono sollevare da terra, lo sapete, altrimenti vuol dire che lavoriamo con la schiena. Ok, ultima fisarmonica, quindi per i più coraggiosi 50 secondi a partire da, andiamo su con le gambe, pronti, via, vai, piego, estendo, su e giù con il busto, cercate di non fare il contrario perché sennò cascate per terra, dovete essere coordinati in questo esercizio. Vai, vai, forza che ci siamo, fatemi vedere quanto siete coraggiose e brave ad arrivare fino alla fine. 20 secondi, dai che ci siamo, respira. 15 secondi, si avvicina il termine, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Oh, manteniamo, invece di lanciarlo, manteniamo l'elastico vicino a noi, così ne approfittiamo per fare anche un po' di stretching. Intanto fatemi sapere come sta andando, se siete scappate, se state mangiando la pizza sul divano, oppure siete con me. Allora,
Io abbasso tutto il volume così ci rilassiamo a terra e facciamo un po' di stretching che è una parte fondamentale del nostro allenamento, come lo è il riscaldamento, come lo è la fase centrale, lo è anche e soprattutto la fase finale dell'allungamento, che ci riporta ad uno stato iniziale, ad uno stato fisiologico iniziale. Quindi attenzione, perché c'è una parte di attivazione, una parte di allenamento fase centrale, una parte di rilassamento che è importantissima, quindi rimanete là. Franci dice bello tosto. Ce l'abbiamo fatta però. Allora, giù, relax totale, distendete braccia e gambe, allungate un attimo l'addome e respirate in maniera profonda. Rilassate tutto il vostro corpo. Ok, da qui prendete l'elastico, portatelo sotto il piede destro. Mantenete la gamba, l'altra gamba distesa e fate delle circonduzioni con la gamba. Vedete che sono circonduzioni molto grandi, ok, con la gamba destra, e devo condurre, diciamo, il movimento con la forza delle mie braccia. Attenzione al bacino, che non deve distaccarsi dal tappetino. Quindi manteniamo il bacino attaccato al tappetino e sentiamo che l'anca si rilassa in qualche modo. Vai, fate queste grandi, disegnate questi grandi cerchi con il piede destro e cambio verso. Quindi disegno i cerchi nell'altro verso. E lascio andare piano piano l'anca. Benissimo. Ancora tre. Ancora due. Ancora uno. Mi fermo in alto con la gamba, piego un pochino il ginocchio e poi tiro l'elastico. Cerco di allungare la muscolatura posteriore. Dovete sentire una leggera tensione soprattutto dietro la coscia. Respiro e tiro fino a dove riesco senza ovviamente forzare troppo. Respira, cerca di mandare l'aria fuori dalla bocca. Perfetto, e adesso porta anche l'altra gamba in alto e allo stesso modo tira l'elastico e avvicina le gambe verso il busto, sempre con le ginocchia un pochino flesse. Porto il piede destro a terra e vado a disegnare dei cerchi con la gamba sinistra. Piano piano, respira. Vai, cambia giro e continua. Adesso abbiamo la gamba piegata, la gamba destra non fa nulla, rimani su e tira la gamba sinistra.
respirando. Ritorna con tutti e due i piedi su e gli ultimi secondi di nuovo in questa posizione, tiro l'elastico. Ok, vengo su in posizione seduta, tolgo l'elastico, vado sulle ginocchia e con calma mi sollevo e ritorno nella posizione in piedi, prendo un bel respiro e stop. Abbiamo concluso Total Body Number One, quindi il primo appuntamento con il nostro Total Body. Vedo le sorelle Montozzi che hanno sofferto. Sono contenta perché comunque, parliamoci chiaro, senza fatica non ci si allena. Fa bene comunque allenarsi anche con la ginnastica dolce, come vediamo la mattina, veramente, soprattutto. Per le persone di una certa età quella è la cosa fondamentale, mantenere l'articolarità, la flessibilità muscolare, eccetera. Ma nel total body, per tonificare, per migliorare, nella funzionalità muscolare, bisogna un po' faticare, bisogna un po' soffrire. E grazie mille ad Olimpia, Giulia, Franci e altre, non ne vedo, ma può essere pure che c'è Ilaria, Roberta, non so. E noi ci vediamo domani mattina alle ore 8 con ABS, quindi lavoro sul nostro addome e poi con Postural Fitness, quindi vi aspetto, mi raccomando, non mancate. Olimpia. Purtroppo niente pizza sul divano, ma ho faticato con i glutei. Brucia, brucia. Grazie mille. Grazie a te, Oli. Dai, su, ci riprendiamo, eh. Ciao, buona serata a tutti. E adesso potete mangiare la pizza.